Un anno di indagini, diversi arresti e oggi le ordinanze di custodia cautelare. Sì, alla fine di questa attività di indagine, nella quale erano coinvolte 9 persone, abbiamo eseguito 3 misure cautelari, 2 in regime di arresti domiciliari e un obbligo di dimora, nonché abbiamo denunciato 6 persone, perché a vario titolo erano coinvolte in questo fiorente spaccio di sostanze stupefacenti a Cagliari. Gestivano quindi lo smercio di cocaina, hashish, marijuana Sì. e soldi falsi. Sì, ingenti quantitativi che abbiamo sequestrato, complessivamente 37 kg di hashish, 7 kg di marijuana, 152 piante di marijuana, decine di grammi di cocaina e circa 14.000 euro falsi. Questi personaggi erano già liberi, dopo aver passato il periodo di custodia, hanno ripreso a spacciare, secondo voi? Ma secondo noi è l'attività su cui si sono sempre dedicati.